Marco Giovanni Paolo II. Giovanni Barrosini, presidente del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale ha approvato questa intitolazione a Giovanni Paolo II. La sua soddisfazione l'ha espressa, ce la vuole ripetere? Sì, Papa Giovanni Paolo II è stato un gigante non solo della fede ma dell'intera storia. E la sua dimensione è talmente importante, e comunque credo che sia contento in questo momento che gli sia stato dedicato un parco, non una semplice via, una strada, ma un parco a cui le istituzioni hanno dato attenzione nella riqualificazione e quindi doverosamente devono proseguire su questa strada. Monsignor Guido Gallese, lei ha espresso grande gioia per questa intitolazione. Sì, io sono molto affezionato a Papa Giovanni Paolo II, ovviamente perché è stato il Papa della mia giovinezza, è stato eletto quando io avevo 16 anni e ha accompagnato la mia crescita nella fede. Ho avuto la grazia di incontrarlo personalmente a più riprese, tra tutte ricordo la prima quando venne in seminario a Genova. Io ero stato appena consacrato sacerdote da 2 settimane e nominato vicerettore del seminario, quindi lo accolsi come padrone di casa e fu un'occasione bellissima. E poi ricordo in modo particolare una volta ero a Roma a studiare, sono entrato nell'aula Paolo VI, c'era migliaia di persone e Giovanni Paolo II che faceva la catechesi, era alla fine della vita, imbottito di cortisone, faceva fatica a parlare, era veramente una cosa commovente. A fianco a me c'erano 2 giovani tedeschi, un ragazzo e una ragazza, eravamo tutti e 3 in lacrime a guardarlo. E non posso dimenticare anche la sua morte. Ebbi l'opportunità di andare a pregare a fianco lì del corpo di Giovanni Paolo II e lì fu un momento molto toccante. La gente che dopo aver fatto 24 ore di coda per arrivare lì alla salma del Papa, capivi che questi avevano fatto una cosa del genere per un padre, uno che riconoscevano interiormente come padre. È stato bellissimo. Io sono molto grato del fatto che abbiano fatto questa intitolazione, perché è una persona di cui non si può spegnere il ricordo. Allora io procedo con i ringraziamenti, quasi come